Raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo sparati su questo nuovo video di Badlands Brawl. Oggi siamo su un video di combinazioni. La prima combo che vi mostrerò sarà il Gran Fabbro con le bombe. Oppure il raggio respingente con le bombe. Una combo molto più letale del Fabbro, che può direttamente spingere dall'altro lato della mappa le bombe nemiche o anche le vostre, appunto, però meglio quelle nemiche perché sennò vi arrivano e quindi siete fregati malamente. Poi riuscite a mucchiare tanta energia, potete sganciare tantissime bombe. Poi dovete essere super rapidi a lanciare il raggio respingente, perché se i nemici lanciano, diciamo, anche loro il raggio respingente che spinge le bombine, dovete essere super rapidi. Se non avete l'energia, purtroppo sarà un po' difficile e rischioso bloccare tutto quell'ammasso di bombe alleate o nemiche. Buttando alcuni gadget, alcune abilità possono essere utili per vari scopi. Infatti la combo che abbiamo adesso fatto funziona. Vi assicuro che nelle prime arene questa combo funziona benissimo. Ovviamente non voglio farlo in partita normale perché ovviamente sono più importanti piuttosto che questa, però le prime arene va benissimo. Poi ovviamente io non sono bravo a utilizzare nelle arene alte, quindi non me ne cavo molto bene. Usando il raggio respingente respingerete tutti i cuccioli che si trovano in un'area, come vi avevo citato poco fa. E dico tutti perché hanno meno massa i cuccioli e quindi non hanno molto peso. La bomba ragno deve essere usata in combo con tipo il frangelo delle esplosioni, che in questo caso non ce l'ho nel momento. Quando le bombe ragno ha sganciato, potete usare il raggio respingente per spingere le truppe nemiche. Usate subito il Gran Fabbro se usa questa tattica qua, cioè della tornado, il tornado che vi spinge le bombe vicinissimo alla torre. Questo vale anche per, ovviamente, le bombe alleate, vale anche per le truppe. Però in questo momento ha sbagliato. Allora, prima bisogna sganciare la bomba ragno, prima bisogna la bomba e poi la bomba ragno. La bomba ragno spingerà tutto quella bomba, dando supporto con l'altra bomba, ovviamente. E abbiamo fatto un'ottima combo. E gli abbiamo fatto tantissimo male, perché mettendo la mini bomba dietro e usando il raggio respingente ha spinto tutte le truppe. E quindi ci siamo portati a casa un pezzo di torre. Ecco, una corona. Vediamo se riusciamo. Usare le bombe, ragazzi, usate le bombe anche per bloccare i movimenti nemici, che li rallenta. E poi potete usarle anche per sganciare un attacco subito dopo che avete bloccato tutto. E poi ne lanciate una mini bomba lontano dai guai. La bomba era quasi riuscita. Usate le frecce, possono anche spingere le bombe, però sono meno efficaci del raggio respingente. Vi consiglio il raggio respingente. Se siete più bravi con le frecce, allora usatele tranquillamente se avete tattiche migliori delle mie. Vedete, non ha rivali. Le bombe vengono sparate in aria come se fossero razzi, però alla fine questa combo non ha rivali. Poi ovviamente usando i power up giusti che vi verranno dati, ci saranno tipo questi power up qui, ovviamente queste combo con la bomba ragno possono servire. Se ci sono tipo bombe nemiche, spingetele lontano dalle vostre, che è molto meglio che sganciare, che mandare avanti le vostre bombe. Meglio difendersi che attaccare quando si hanno troppi nemici. Ora vi mostro un'altra combo con appunto un'altra carta. Sempre con le bombe, però stavolta con la lama roteante. La potremmo sostituire al posto della casa dei cuccioli. E siamo pronti. Vi mostrerò questa combo classica. Si può fare anche con la bomba ragno, cioè si possono fare più combo con questo mazzo. Allora, per prima cosa, fare questo.
fare questo procedimento. Questo attacco, usate ovviamente la teoria spingente, attaccano in questo modo. Sono fissati gli allenatori con i cuccioli, non ditemi il perché. Allora, quando abbiamo l'energia pronta e non ci spostano le bombe questi dannati, possiamo fare innanzitutto questa combo classica con il piccolo fabbro, molto utile. Quando il tornado è attivato e vi lancia le bombe, lanciate sempre qui il razzo e la bomba gli ritorna indietro. Combo letale. Innanzitutto guardatevi la torre con le frecce in caso di questo attacco. Non fermate il raggio respingente, che tanto non fa molto danno alla torre. Cosa dovete fare? Innanzitutto dovete sganciare la bomba ragno. E poi, se avete un massimo di energia maggiore, lanciate la lama roteante, che prenderà la bomba e la sgancerà se i nemici non vi disturberanno. Nel caso, usate un raggio respingente e la sganciate direttamente sulla torre. Però la lama roteante può trascinare tutte le truppe, ma anche bombe, verso la torre nemica. Quindi è un buff, un vantaggio, niente male. Ovviamente il piccolo fabbro è molto più fragile, quindi usatelo con moderazione. Quindi state attenti a usarlo, perché ovviamente non è la carta più resistente del mondo. Adesso vi mostrerò appunto cosa potete fare. Vedi? Vedete voi? L'armato roteante può sganciare le bombe anche dopo un lasso di tempo. Se riesco a farvi vedere, è molto rapida. State attenti al tornado. Le bombe in pochi possono, diciamo, bloccare il tornado da così vicino. Però è fattibile se siete bravi con le carte giuste, con i cloni giusti. Usate anche le bombe avversarie per spingere le vostre bombe. Usate il razzo respingente per spingere in aria le truppe, quindi diminuire il tempo di il tempo di schieramento delle truppe, per esempio dello rischieramento. Abbiamo vinto. Purtroppo ragazzi, scusate, però questi sono ovviamente i miei primi video, quindi non è che sono un bravo youtuber come si deve. Ora però una combo classica, non con la lama roteante ma col trampolino. Questa qui credo che sia più semplice da creare, perché se tu sfrutti ovviamente il tuo trampolino mazzato oppure migliorato anche a livelli alti, si possono fare tranquillamente combo letali. Stavolta però ve le faccio vedere in partita. Adesso sicuramente perderò malamente a causa della mia sfiga. Proviamo. Usate le bombe per difendervi, cioè per respingere i doni bomba. Sono un po' difficili, però se voi ovviamente siete bravi, allora potete fare dei bei danni. Il trampolino serve per spingere le truppe, ma anche le bombe, come se fosse tipo una catapulta gigante. Molto utile. Attenzione però, che vi potrebbero respingere. Tutto vi potrebbero respingere. L'aggiungere respingente per spingere le bombe non è una brutta idea, però ovviamente sprecherai un sacco di energia solo per respingere una piccola truppa, quindi non ve lo consiglio. Usate le frecce quando ne avete la possibilità per bloccare il flusso di nemici e anche per proteggere gli ultimi HP della torre. È meno efficace contro truppe pesanti ovviamente il trampolino, e blocca soltanto. Poi se voi cercate di bloccare, cosa che non sto facendo in questo momento, potete riuscire a bloccare un golem esplosivo. L'altro respingente per spingere i droni, molto fondamentale. Bloccate quella bomba. Non sono riuscito, sfiga mia.
Dannazione. Troppo sfigato sono. Le bombe possono schiacciare anche i nemici. Ma state attenti. Cercate di non... Ecco. Ciò che non volevo. Nessun problema, il trampolino sgancia direttamente dove voglio io. Purtroppo io questi mazzi non li so usare, quindi queste combo che mi verranno fanno altamente schifo. E quindi purtroppo non so se fare questa serie di combo, perché diciamo che non sono una persona molto, come si dice, professionale in questo campo. Quindi è un'impresa. Che difficoltà. Ditemi cosa ne pensate. Vi mostrerò alcune combo. Adesso invece letali, se a parer mio, però che si possono ottenere a livelli più alti. Vediamo come si fa. Usare il, ovviamente, i due droni. Però prima usare il bandito contro i droni bomba, perché così i possono, cioè, fare un danno critico. Oh, aia, zeppe. Quella bomba non va bene. Non è che l'ho bloccata. Usate il nucleo congelante, se ce l'avete, per bloccare contro i, come dire, contro tipo gli oggetti da lancio. Non è molto consigliabile congelarli, perché alla fine non è che hanno mobilità. Usate sempre il bandito, almeno gli toglie un po' di vita, e quindi la bomba non vi arriva in faccia proprio direttamente. Vedete, non fate come me che non si difende. Ovviamente poi i mazzi li potete creare come volete voi, non è che dovete per forza copiare i miei. Però se volete, cioè, volete ovviamente, mica, cioè, non ci sono problemi nel copiare le persone per i deck che hanno. Uno, se non ha un deck adatto, potrebbe copiarlo da uno youtuber inglese di queste nazionalità, che alla fine non dobbiamo per forza usare i deck che abbiamo, che probabilmente faranno schifo per tutto il gioco. Dettagli. Drone bomba per poco la bomba ha raggiunto la Cina. Noi abbiamo 4 di vita, non va bene, non va assolutamente bene, ma per niente. Usate i cuccioli come hanno usato lui. I cuccioli sembrano inutili, ma in realtà sono fortissimi per bloccare tutto. Ti bloccano pure. Guardate che combo ho fatto. Super letale. Usate le mini bombe rimbalzando con i coltelli gemelli per fare un danno assurdo. Se non rimbalzano potete tranquillamente usare questo, che è con la lama roteante, che per fortuna ho spinto la bomba gigante, il nucleo di bombe. Spingiamo. Drone bomba, drone elica. Ho paura che mi distruggono la torre. Casomai usare un nucleo congelante. Quando ci sono tante truppe, abbiamo vinto. Quando ci sono tante truppe, usate il nucleo congelante, che congela praticamente un intero gruppo di truppe. Il nucleo congelante è molto utile. Poi però scopriremo probabilmente tra un mesetto e 10 giorni, più o meno, questo nucleo. Vabbè, credo che posso concludere il video qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like. E ai 2 like farò un ennesimo video di Badlands Brawl. Bella, ragazzi.